Salve a tutti voi. In questa puntata parliamo della formazione alla sicurezza. Ci sono state molte modifiche recentemente, da 2 anni è diventato un obbligo in tutti i luoghi di lavoro fare almeno 8 o 16 ore di formazione sulla sicurezza. Alcune aziende purtroppo trascurano la formazione sulla sicurezza, che invece è fondamentale per ridurre gli infortuni sul lavoro e per aumentare la consapevolezza sul rischio. Vediamo alcuni esperti che ci parlano della situazione in Italia. Il tema della sicurezza oggi è un tema molto sentito dai giornali, dalle TV, se ne parla solo quando capita qualcosa di grave, ma da un punto di vista politico e istituzionale l'attenzione invece è molto alta da più punti di vista. L'Unione Europea ha fatto delle norme sempre più stringenti e anche da un punto di vista italiano la richiesta è di creare e lavorare in ambienti di lavoro sicuri. Un ruolo importante in tutto questo è giocato dai lavoratori, da quanto si sentono partecipi e coinvolti nella sicurezza. Questo è un obiettivo lontano in molte realtà, anche se in tutto questo un ruolo importante può essere giocato dalla formazione. In che senso può essere giocato dalla formazione? La ricerca ci dice che una formazione tradizionale, dove qualcuno dà informazioni sulla sicurezza e qualcuno ascolta, ha un'efficacia molto bassa, per non dire nulla. Non aumentano i comportamenti sicuri e non si riducono gli incidenti. Ma cosa vuol dire quindi fare una formazione efficace per la sicurezza? Vuole dire trovare delle modalità alternative di coinvolgere i lavoratori che si sentano partecipi nella sicurezza. Questo dà indicazioni molto chiare su come si potrebbe intervenire. Significa che gli organi di vigilanza, quindi le ASL, le aziende che promuovono la sicurezza e gli istituti che devono erogare, progettare, organizzare i corsi di formazione, devono lavorare nella stessa direzione per creare offerta formativa che abbia efficacia verificabile nella riduzione degli incidenti e degli infortuni, quindi con moduli di formazione attiva che coinvolga i lavoratori a fare qualcosa e a capire perché la sicurezza è importante per la qualità del lavoro e la qualità della loro vita. Per valutare quindi la formazione, la qualità della formazione, occorrono disegni di ricerca o modalità adeguate, e quindi il coinvolgimento mio del gruppo di ricerca di cui faccio parte è proprio di costruire delle modalità di valutazione che permettano agli organizzatori e promotori della formazione di avere informazioni di ritorno se la loro formazione è stata adeguata e ha avuto degli effetti sul comportamento dei lavoratori. Queste nostre ricerche sono in linea con le ricerche europee che segnalano come il coinvolgimento dei lavoratori sia la variabile centrale nella riuscita della formazione dei lavoratori. I servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali sono, come sapete, l'organo di vigilanza relativamente alla normativa
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito di questi compiti di vigilanza, i servizi della nostra regione hanno condotto nell'ultimo triennio un piano di lavoro specifico per la verifica del rispetto degli obblighi legati alla formazione dei vari soggetti aziendali, dirigenti, preposti, lavoratori, eccetera. I dati di questo piano, che ha interessato nell'arco di un triennio quasi 3.000 aziende, il 5% di tutte le aziende controllate dai nostri servizi nella normale attività di vigilanza, hanno dimostrato un livello di adempimento agli obblighi buono, che è aumentato nel corso di questo triennio e che si è attestato sul livello direi soddisfacente per quanto riguarda appunto l'adempimento agli obblighi. L'aspetto su cui occorre lavorare, su cui è necessario sicuramente ancora un miglioramento, è la qualità e l'efficacia della formazione, perché come vi dicevo il nostro piano si è concentrato essenzialmente sulla verifica degli adempimenti dal punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale sicuramente c'è ancora da fare per migliorare la qualità di questa formazione, perché sia veramente una formazione efficace ai fini del cambiamento dei comportamenti. La cosa che mi preme sottolineare è la questione del ruolo della quella che noi nella ricerca chiamiamo la voice dei lavoratori, ovvero la capacità dei lavoratori, del soggetto lavoro, di essere un soggetto attivo e non soltanto passivo di queste politiche, di questo discorso pubblico, vale a dire la capacità di intervenire attivamente in quanto lavoro, in quanto soggetto lavoro, nella definizione del problema della sicurezza e del modo con cui su quel problema si interviene. Allora, se noi osserviamo questo punto focale e lo osserviamo nel corso delle sue trasformazioni a partire dal secondo dopoguerra in poi, quello che abbiamo potuto rilevare nella nostra ricerca sia in chiave di lettura storica sia nel confronto con gli attori della scena contemporanea è una evidente, progressiva ma pesante marginalizzazione del soggetto lavoro per quanto riguarda la capacità di intervento attiva e non soltanto di essere quindi un soggetto, un oggetto di conoscenza o un oggetto di intervento altrui. Allora, ripeto, molte le cose che si potrebbero dire di dettaglio, sicuramente però fino a che il soggetto lavoro, al soggetto lavoro non viene riconferito un ruolo di primo piano nella definizione dei problemi e nella definizione degli strumenti di intervento su quei problemi, è chiaro che il problema tenderà a riprodursi. Laddove si fa della buona formazione sulla sicurezza,
gli infortuni sono in calo. Questo è un fatto molto importante, perché sappiamo che l'edilizia è un settore storicamente a rischio, ma la formazione sulla sicurezza ha una grande funzione, sta avendo una grande funzione nella riduzione appunto del numero degli infortuni. Ma parliamo di quale tipo di formazione? Noi crediamo, dall'esperienza che abbiamo vissuto qui nell'istituto professionale della provincia di Bologna, grazie a un grande sforzo delle parti imprenditoriali, dei rappresentanti dei lavoratori nelle parti sindacali, di dovere fare, e stiamo cercando di mettere in campo, corsi sulla sicurezza che abbiano un grande impatto e anche un contenuto pratico, che consenta non solamente di conoscere il quadro giuridico, che può anche spaventare in certi casi, ma poter attivare delle buone pratiche di utilizzo di criteri durante le lavorazioni, che vanno appunto nel rispetto della sicurezza, bene, che sono quelli che effettivamente fanno poi ottenere risultati. Quindi non si può parlare di formazione, la formazione è una formazione che deve essere progettata correttamente. Guardiamo bene che questo ha un grande costo, in cui appunto, ripeto, le parti imprenditoriali, le parti sindacali, i lavoratori si stanno impegnando, ma che poi riporta poi nella pratica quotidiana a dei risparmi, perché si pensa che la sicurezza in cantiere sia un qualche cosa, un orpello che abbia dei costi che a volte in questo momento di crisi possono non essere sopportabili. Viceversa, quando le pratiche sono pratiche di buona sicurezza, nel quale ci si abitua ad avere la consapevolezza del rischio durante l'esecuzione dei lavori, si hanno poi degli automatismi di acquisizione, di automatismi nella pratica quotidiana, che in realtà non rendono più costose appunto le lavorazioni. Sicuramente la formazione ha un effetto, aiuta a percepire in modo diverso. Quello che normalmente noi confondiamo pericolo e rischio, a volte non è importante sapere la differenza nel quotidiano, ma la percezione, la formazione l'aiuta. A livello di costi non sempre è un costo, a volte è un costo non economico, ma di tempo dedicato, di voglia, di modalità. Sicuramente le modalità sono cambiate nel fare formazione, quindi l'uso a livello dei media o multimediale aiuta perché l'immagine rimane nella memoria, aiuta perché associamo a un qualcosa che riconosciamo nell'ambiente domestico. Quindi sono modalità nuove di fare formazione che il formatore primo deve conoscere per poi interessare il formato. Da tecnico che mi occupo di formazione ho visto che tante volte è importante sedersi al posto del corsista, nel vedere anche come gli altri gestiscono, come si percepisce, come si vede la formazione, in modo poi da vedere cosa possiamo cambiare noi stessi, perché il mio approccio poi è quello che si scarica sul corsista alla fine. La ricerca che seguo ai fini di scrivere la mia tesi di laurea è condotta qui nell'Istituto Edile di Bologna e consiste in una somministrazione di due questionari.
una nella prima giornata dei corsi di formazione e la seconda nell'ultima giornata dei corsi dello stesso corso di formazione, al fine di valutare se i corsi, suddetti corsi, hanno avuto degli effetti in termini di cambiamenti di conoscenze e comportamenti nei lavoratori che seguono i corsi. E dai primi dati emersi si vede che la formazione che viene qui fatta nell'istituto ha dei cambiamenti. La media delle conoscenze e dei comportamenti appresi è notevolmente aumentata. Ciò ci fa sperare che i lavoratori, una volta tornati nel loro contesto lavorativo, mettano in pratica ciò che hanno imparato durante i corsi di formazione al fine di ridurre gli infortuni e di aumentare la sicurezza sui posti di lavoro. Noi svolgiamo un'azione di monitoraggio e controllo sulle attività formative che vengono specificamente autorizzate da noi, quindi quello che riguarda il nostro sistema di accreditamento e autorizzazione dei soggetti formatori. Quindi, secondo il nostro sistema, perché la formazione al lavoratore o altri soggetti interessati ai sensi dell'81, perché questa formazione debba essere valida, dicevo, deve avere e rilasciare quindi un'attestazione legalmente valida, deve ricevere un'autorizzazione preventiva dall'amministrazione pubblica competente per il territorio, di norma la provincia su cui si svolge l'attività formativa. I numeri sono molto alti e devo dire che hanno messo un po' in crisi il nostro sistema di formazione professionale, che era basato sulla formazione appunto per l'accesso a una professione e quindi abituata a dei modelli basati su un'aula con degli studenti che devono fare dei percorsi molto lunghi per imparare un lavoro, e quindi anche il nostro sistema di gestione informativa è basato su quel modello. I nuovi accordi, gli ultimi specialmente quelli sulle attrezzature e anche su quello sui lavoratori, hanno un po' scaldato questo sistema, in quanto abbiamo dei percorsi molto brevi da tenere monitorati per una quantità di utenti veramente molto alta. Il problema che stiamo rilevando maggiormente è quello che le nostre risorse, purtroppo limitate, sono impegnate in questi aspetti procedurali, e quindi un problema che posso senz'altro ammettere è quello della mancanza di un monitoraggio finale sull'effettiva qualità della formazione avvenuta. Bene, io sono un professionista formatore e porto in questa sede un paio di testimonianze di esperienze sul campo. La prima esperienza riguarda un'analisi dei bisogni di formazione che abbiamo fatto in uno stabilimento del settore vetrario, in cui attraverso questionari, focus group, interviste, analisi degli incidenti abbiamo messo a punto quelle che sono le azioni formative più efficaci che poi saranno condotte. Questa fase, mi sento di dire, è una delle più importanti per poi fare un investimento formativo che sia veramente mirato e che porti degli obiettivi utili per la sicurezza. La seconda esperienza che presento è quella della preparazione di video fatti ad hoc per delle azioni formative, quindi vediamo insomma in che modo è stato prodotto il video, sulla base di quali evidenze, sulla base di quali bisogni e in che modo è stato poi utilizzato in aula, con quali risultati. La formazione alla sicurezza si presenta come uno dei più efficaci metodi preventivi in temi di infortuni sul lavoro. Il dato evidenzia che i lavoratori e le aziende che investono nella formazione sono aziende virtuose non solo nel comportamento ma anche nei benefici che una formazione mirata sulla sicurezza produce. Il tasso infortunistico in aziende di questo tipo e per lavoratori che hanno frequentato i corsi è notevolmente inferiore rispetto a una larga fascia di aziende che ritengono la formazione alla sicurezza semplicemente un onere e non un investimento per la propria azienda. In edilizia la formazione alla sicurezza trova il suo punto più compiuto attraverso l'ente bilaterale scuola edile e il CPT, enti di emanazione contrattuale che forniscono la risposta utile e adeguata alle necessità e ai bisogni per far sì che il tema della sicurezza sia un tema sempre centrale nelle dinamiche della gestione dei rapporti di lavoro. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata sulla formazione e sulla sicurezza sul lavoro. Arrivederci a tutti.